It's golf's greatest tradition. It's a symbol of excellence. It's the green jacket, and the competition for it has seen some of the game's greatest players fashion some of golf's most magical moments. La serie Tiger Woods PGA Tour, esattamente come il campione in copertina, non sta vivendo un periodo particolarmente esaltante, complice soprattutto la staticità del gameplay e del comparto tecnico che la contraddistingue da ormai diverse stagioni. Per continuare a convincere i tanti fan di questo sport ad investire i loro sudati risparmi, i ragazzi di EA Canada hanno pensato di affiancare all'atleta di Cypress la licenza The Masters Tournament, che come ogni anno si terrà sul prestigioso percorso di Augusta e vedrà partecipare i migliori golfisti a livello mondiale. A differenza dell'anno passato, la licenza dei Masters è stata usata in maniera pervasiva, andando a modellare le diverse modalità di gioco intorno a questo torneo. La carriera si trasforma dunque in Road to the Masters, ovvero un cammino che porterà il nostro alter ego ad affrontare una serie di tornei sempre più impegnativi, fino a conquistare l'accesso ad Augusta. Si parte dai tornei amatoriali per salire progressivamente di categoria, in base ai nostri risultati. Contemporaneamente è possibile affrontare modalità parallele, grazie alle quali attingere ad un maggior numero di punti esperienza o sbloccare gadget in grado di migliorare i vostri atleti. Le statistiche saranno le medesime dello scorso anno, ma sembrano decisamente più impattanti sul vostro gioco. Migliorare la propria abilità consentirà di minimizzare gli errori legati non tanto alla vostra esecuzione materiale del colpo, quanto alle capacità dell'atleta di eseguirlo nella maniera ideale. Se da questo punto di vista le novità rispetto all'edizione precedente non sono così rilevanti da giustificare la spesa, i meno esperti gradiranno l'introduzione del caddy, ovvero un metodo per suggerire al giocatore come approcciare la buca, senza particolari conoscenze sulla regolazione dello spin o sull'incidenza del vento. Similmente a quanto sperimentato con il game flow di Madden 11, prima di ogni tiro potrete scegliere tra un paio di opzioni, solitamente tra tiro rischioso, tiro sicuro e colpo personalizzato, che vi consentiranno di avvicinarvi in maniera veloce e fluida alla buca. Il sistema è studiato per non dare da una parte il colpo migliore in assoluto, che renderebbe troppo marginale il ruolo dell'utente, e dall'altra per offrire un buon modo di approcciare il gioco anche a coloro senza adeguate basi. Questi, portando a termine determinati obiettivi, saranno persino in grado di migliorare le conoscenze del caddy, che renderà i suoi suggerimenti sempre più ficcanti. Se quest'ultimo avesse anche spiegato il motivo delle sue scelte e delle sue regolazioni, Tiger Woods PGA Tour 12 The Masters avrebbe potuto anche diventare un interessante strumento di divulgazione dello sport, oltre a permettere a coloro all'asciutto dei fondamentali di imparare come regolare autonomamente il proprio swing, svezzandosi dall'aiutante. La licenza dei Masters è stata sfruttata anche per dare al giocatore la possibilità di rivivere alcuni colpi storici del passato di questo torneo, molti dei quali legati proprio a Tiger Woods. Gli amanti delle competizioni tra nazioni possono invece contare sulla President Cup, ovvero il trofeo che si alterna con la Ryder's Cup e che vede i giocatori statunitensi sfidare atleti del resto del mondo. I percorsi licenziati sono 16, più almeno altrettanti disponibili tramite DLC. La versione Nintendo Wii, pur non disponendo del servizio download, si presenta con ben 25 percorsi direttamente su disco. Non saranno solo i percorsi a differenziare la versione Nintendo dalle altre, ma anche l'introduzione della Balance Board, oltre che la presenza di alcuni party game, come il mini golf o il disc golf, dedicati principalmente alle serate in compagnia piuttosto che a coloro che sono alla ricerca della simulazione perfetta. I controlli rimangono molto precisi e soddisfacenti, al pari di quelli possibili su PS3 tramite PlayStation Move. Il neonato controller di movimento si conferma molto preciso e una valida alternativa ai comandi analogici o al classico sistema 3-click. Rispetto alla versione Nintendo, quella per console HD vanta una più profonda modalità online, che si concretizza spesso e volentieri nel GamerNet. Uno degli aspetti più misteriosi di Tiger Woods PGA Tour 12 The Masters è il comparto tecnico, sicuramente non esaltante, che contraddistingue la produzione. Prodotto EA Canada, oltre ad essere molto simile al capitolo precedente, soffre in alcune occasioni di cali di frame rate, che vanno a rovinare l'impatto estetico generale, comunque di ottima fattura, grazie ad una restituzione fotorealistica dei diversi percorsi e dei campioni su licenza. Si segnalano anche tempi di caricamento decisamente più performanti, oltre che una telecamera meglio programmata, in grado di mostrare sempre piuttosto chiaramente ogni nostro tiro. Anonimo il comparto audio, formato da musiche molto soft e rilassanti, che è stato preferito ad una colonna sonora più varia ed intrigante. Buona invece la telecronaca ad opera di Jim Nance e David Ferti. Con Tiger Woods PGA Tour 12 The Masters, la serie EA mostra chiaramente il peso degli anni, nonostante la licenza dei Masters e l'introduzione del caddy siano due novità piuttosto valide. Il prodotto EA rimane comunque un acquisto imprescindibile per gli amanti di questo sport, ed anche l'unico possibile ad eccezione della serie Everybody's Golf, ma necessita nell'immediato futuro di uno sforzo maggiore per provare a cambiare l'approccio alla disciplina, forse un po' troppo stanco e rilassato come il suo testimonial.